Ringrazio la consigliera Celli per questa ulteriore mozione che tra l'altro rispecchia quello che è il DNA del Movimento 5 Stelle, solo che il Movimento 5 Stelle, come saprà la consigliera, ha presentato una proposta di legge in Parlamento sul reddito di cittadinanza che è una proposta strutturale. Strutturale cioè significa che non è una povertà a tempo. Il primo obiettivo su cui un governo nazionale si doveva porre l'idea. Secondo è che è una misura completa quello del reddito di cittadinanza, perché non è un sussidio, ma è un qualcosa di strutturato dove ci sta un inserimento al lavoro, dove ci stanno tutta una serie di interventi e dove ci sta anche l'interesse a far sì che gli uffici che si dovrebbero occupare dell'inserimento al lavoro del soggetto che è in una situazione di povertà venga anche tutelato in quel senso. Allora, io ora faccio un salto sulla proposta del governo e una cosa molto delicata che dovrei affrontare in questa sede, essendo che poi il reddito di inclusione viene in un certo senso coinvolto anche il Comune di Roma, cioè come tutti i comuni d'Italia, perché ci sono gli ambiti territoriali su cui dovrebbe approvato questo reddito di inclusione. E volevo porre l'accento soprattutto su due articoli, l'articolo 7,6. Un attimo solo, consigliera, colleghi, cortesemente. Grazie. Vado avanti. Sì, questi due articoli del reddito di inclusione dove si specifica proprio che le risorse devono essere messe dai comuni per attivare i servizi all'accesso al reddito di inclusione. Cioè significa che i comuni si devono dotare di risorse umane, strumentali e finanziarie per attivare i servizi all'accesso del reddito di inclusione. Cioè questo è proprio il paradosso, perché già i comuni sono stressati che risorse finanziarie non ne hanno, allora il governo fa una legge nazionale dove dice ai comuni trovate le risorse per far sì che il reddito di inclusione venga, cioè è veramente assurdo. Quindi che cosa dire? Qual è la nostra proposta? La nostra proposta, consigliera, è il reddito di cittadinanza a Roma, non il reddito di inclusione. Mi dispiace se lei si vuole agganciare a quello che è la politica nazionale. Noi ci vogliamo discostare dalla politica nazionale perché vogliamo fare una forma strutturale al Comune di Roma. Tra l'altro sto lavorando proprio per individuare i fondi, perché mentre il reddito di inclusione sono dei fondi vincolati che quindi vengono gestiti a livello nazionale e a livello regionale, fondo regionale, c'è il fondo povertà da cui si accingeranno le risorse, ma la cosa importante che volevo dire è che invece noi a livello comunale abbiamo dei fondi ordinari dove vengono utilizzati per altre delibere secondo me obsolete, quali la 164, la 154 e la 163, e noi proprio su questo dobbiamo lavorare, far sì che al Comune di Roma, con propri fondi ordinari, cerchiamo di creare una misura di sostegno al reddito strutturale e autonoma. Cioè, quindi decidere i criteri, decidere i criteri tutti insieme, però deve essere un nostro strumento di lotta alla povertà sul nostro territorio. Grazie. Quindi la nostra votazione è astensione su questo argomento. Grazie.